Allora, Sergio Guattolini, segretario della FIOM di Reggio. Sergio, perché ci troviamo ancora in piazza? Ci troviamo ancora in piazza perché questo governo continua ad andare avanti non capendo che ormai tutti i cittadini, tutti i lavoratori sono contro di lui e continua a forzare la mano chiedendo la fiducia in Parlamento. Ma quella fiducia è una fiducia che ha solo dentro il Parlamento, non ha fuori nel Paese, e lo stiamo dimostrando con questa grandissima manifestazione a Reggio Emilia. Cosa dovremmo ancora fare per far capire che comunque siamo contro la distruzione delle regole del mondo del lavoro? Già ce ne sono rimaste poche, insomma, questi qua stanno cercando di ridurci veramente alla fame tutti. Certo, noi siamo qua proprio per ripristinare, per recuperare, per fare in modo che non vengano abbattuti i diritti del lavoro, che venga lasciata la dignità del lavoro e che vengano anche recuperate quelle cose tipo ad esempio la pensione che sono state tolte ingiustamente ai lavoratori. Questo corteo è uno dei più grandi cortei che abbiamo visto negli ultimi anni a Reggio Emilia. Penso che anche le parole d'ordine che abbiamo messo, diritti, dignità e lavoro, abbiano un senso molto preciso di ciò che vogliamo. E io credo che questo governo, volente o nolente, dovrà comunque comprendere queste cose qua. Questo non è la parte finale da noi, questo è una tappa importante, questo è un segnale grande, ma il governo deve sapere che anche dopo le ferie natalizie saremo ancora in piazza se lui non cambierà quel norma. Da una parte vogliono tagliare i diritti dei lavoratori, dall'altra parte non se ne accorgono che i ladri aumentano a dismisura, vedi per l'ultimo lo scandalo di Mafia Roma. Certo, io penso che come FIOM CGIL da tempo diciamo che uno dei problemi più importanti in Italia è il malaffare, è l'evasione, è l'elusione, è la corruzione. È lì che bisogna concentrare una lotta pesante, è lì che bisogna colpire, non quei lavoratori che stanno sostenendo questo paese con tanti sacrifici e che lo stanno tenendo in piedi con il loro lavoro. A quei lavoratori va data dignità, vanno lasciati diritti, perché sono quelli che stanno tenendo in piedi questo paese. Cosa ti senti di dire direttamente a Renzi, segretario? A Renzi dico che il lavoro va sostenuto, a Renzi dico che va fatta politica industriale, a Renzi dico che vanno dati finanziamenti a quelle imprese che investono, fanno ricerca e sviluppo e fanno occupazione in Italia. Bene, segretario, è una bella manifestazione, è sempre un piacere scambiare due chiacchiere con lei. La Iena Operaia non potrà mai mancare a questi cortei, perché insomma siamo operai anche noi, sperando che ci vediamo in piazza per un caffè, non per protestare, nel senso che magari qualcuno... Avremo acquisito qualche risultato, certo. Ci si vede alla prossima manifestazione. Grazie, arrivederci. Emilia, Sergio, segretario della FIOM, la Iena Operaia. Ciao. Grazie.